Poteva essere la panacea di tutti i mali, almeno così era stato detto, ed invece il nulla. Ci riferiamo alla riconversione dello stabilimento Eni di Gela. Dal 6 novembre del 2014, data in cui al Ministero dello Sviluppo Economico fu firmato il protocollo d'intesa, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, ma il dato oggettivo è che fino ad oggi poco è accaduto. Anzi, per dirla tutta, i lavoratori dell'indotto della raffineria ne stanno piangendo le conseguenze. Cosa fa l'amministrazione comunale 5 Stelle? Lo abbiamo chiesto al vice sindaco Simone Sicilia. L'amministrazione continua a mantenere alta l'attenzione sulla criticità indotta dalla modifica del dimensionamento dell'attività produttiva di Eni. Cosa ha fatto e cosa sta continuando a fare? Monitorare i processi affinché con le autorizzazioni per l'avvio dei cantieri, molte delle quali sono bonifiche, possano partire e possono assorbire la parte dell'indotto rimasto fuori. Cosa continuano a fare? Quello di avviare nuove attività attraverso la concertazione con i ministeri, con la regione, che hanno in capo tutta la responsabilità attuale affinché i procedimenti possano trovare conclusione. Riconversione dunque, ma quando partirà? La griglia raffinery, diciamo, riceve continuamente conferme di interesse da parte di Eni ad investire. L'amministrazione continua a monitorare affinché il processo trovi conclusione. Anche qui sono processi che sono in capo alla regione e ai ministeri. Quello che sta facendo l'amministrazione, oltre a monitorare, è cercare di concertare con Eni delle soluzioni tecnologiche diverse, più sostenibili, più ecocompatibili, come ad esempio alimentare la bioraffineria con gli oli esausti o gli oli scarti che vengono fuori dal trattamento della quota umida dei rifiuti solidi urbani. I lavoratori sono sul lastrico, non sanno più come andare avanti. Come può intervenire la giunta? Stiamo cercando con il prefetto e con, diciamo, tutti gli enti competenti le soluzioni per poter applicare quelle leggi che possono dare ristoro agli adempimenti fiscali o comunque agli adempimenti che un lavoratore o una lavoratrice ha, quale ad esempio il blocco dei mutui o il blocco, ecco, degli adempimenti fiscali ad oggi obbligatori. Anche queste sono attività che poi ricadono dal punto di vista autorizzativo in capo alla regione e al governo centrale. L'amministrazione comunque non si vuole sottrarre a monitorare affinché il processo possa trovare esecutività.